se la donna viene trasformata in un'imputata, solo così si ottiene che non si facciano denunce per violenza carnale. Io non voglio parlare di Fiorella. Secondo me è umiliare una donna venire qui a dire non è né una puttana né niente. Una donna ha diritto di essere quello che vuole e senza bisogno di difensori. E io non sono il difensore della donna Fiorella. Io sono l'accusatore di un certo modo di fare i processi per violenza. Ed è una cosa diversa. Tutto si cerca di sporcare. E questa ragazza, alla ricerca disperata di lavoro, e che lavoro fa? Lavoro nero. Mentre se andasse per le strade, non avrebbe bisogno di andare per 70.000 lire al mese a lavorare da Giordano, perché tanto era il suo guadagno. Pensate, una violenza carnale ad opera di quattro, durata un pomeriggio, con un sequestro di persone in una villa, viene valutata 2 milioni. Il silenzio della Fiorella valeva 1 milione, invece. Questo vi prego di tenerne conto ai fini dell'esame di quella tal congruità dell'offerta di risarcimento. Bene, le si offre 1 milione. E Fiorella, che ripeto è pure una ragazza che avrebbe bisogno di soldi, ma li vuole solo lavorando pulitamente, anche se fa lavoro nero, se viene sfruttata come lavoro, ma vuole guadagnare i soldi solo col suo lavoro, fa finta di accettare, guadagna qualche ora. Non vi sto a rileggere tutto, dice ne riparliamo domani. Perché domani? Sono 7:30 di mattina, 8:00 ci sono altre telefonate. Lei risponde non lo voglio vedere subito, 11:00. È già al commissariato, ma il maresciallo è stato fin troppo chiaro quando ha detto, quando sono andato a fermare il vallone, se lo aspettava e mi ha detto sì, per i fatti di Fiorella. Siete qui per i fatti di Fiorella, l'abbiamo sentito ora. Ma se i fatti di Fiorella era che avevano avuto un rapporto a pagamento, non a pagamento, ma con una donna consenziente, ma come uno si aspetta la polizia? E poi, la seconda parte, vengono interrogati dal pubblico ministero a Regina Coeli e non è ancora intervenuto il difensore a dare suggerimenti. E allora che cosa fanno? Negano, mentre al maresciallo confermano di aver avuto rapporti carnali. Perché tanto anche hanno detto, di fronte al PM negano l'evidenza, ma chi ha mai detto che occorre la pistola, che occorrono le botte? Nel Medioevo, sì, si diceva, quando si parlava, e vi ricordate, recenza di qual, la giurisprudenza del decennio scorso, della vis grata quelle, non siamo più ancorati a provare questa violenza gradita alla fanciulla che si ammanta di pudicizia. Nel 1977-78 i costumi sono diversi. Se una donna vuole andare con un ragazzo ci va, molto più semplicemente, e non si parla di vis grata quella né di quella resistenza, anche una bella sentenza destinata a cadere come le mura di Gerico, a nome di Fiorella e a nome di tutte le donne. Molte sono, ma l'ora è tarda e noi vogliamo giustizia. E difatti, questo io vi chiedo, giustizia. Noi non chiediamo le condanne, non ci interessano, ma rendete giustizia a Fiorella e attraverso la vostra sentenza voi renderete giustizia alle donne, a tutte le donne, anche a quelle che vi sono, e prima di tutto a quelle che vi sono più vicine. Anche a quelle povere donne che per disgrazia loro sono vicine agli imputati. Questa è la giustizia che noi vi chiediamo. Per quanto attiene al risarcimento, già vi ho detto, 1 lira per Fiorella, questa ragazza così venale che andava con uomini per soldi,
vero, e sulla quale voi butterete fango. Butterete fango a piene mani. Bene, questa ragazza così venale vuole una lira e vuole la somma ritenuta di giustizia devoluta al centro contro la violenza sulle donne, perché queste violenze siano sempre meno, perché le donne che hanno il coraggio di rivolgersi alla giustizia siano sempre di più. Io vi esprimo intanto il mio disagio derivante dal fatto della mia scarsa dimestichezza con le ideologie. Anzi, vi dico di più, dalla mia antipatia per le ideologie. Io antipatia chiara per l'ideologia marxista, per quella cattolica, per tutte. E dal sospetto che le ideologie, che io non stimo niente, perché l'ideologia è nient'altro che un pensiero cristallizzato. In genere, chi non ha idee ha un'ideologia. Le ideologie creano, non dico delle impostazioni fanatiche, ma delle impostazioni preconcette. Si mescola un caso particolare con quello che si crede un caso generale. Ora figuriamoci questa ideologia femminista. Vi confesso che pensiamo, parliamo sempre delle donne. Siamo pazzi delle donne. Purtroppo, anche tu, Canuto, hai di queste fissazioni. Le abbiamo sempre rispettate. Ci alziamo entrambe e offriamo il posto. Le consideriamo con discrezione. Non facciamo confidenze. Se qualcuna di loro, in un momento di distrazione, ci concede i suoi favori, le stimiamo per questo. Di più, non disprezziamo affatto la prostituzione, che in tempi lontani e anche in tempi vicini ci può aver visto partecipi di momenti di piacere. Che è questo odio repressivo, questo giudizio contro chi dedica la sua vita a dare il piacere agli altri? È l'effetto di un'ideologia. L'ideologia repressiva è fatta così e vige in tutti i paesi mediterranei e al centro in Italia. Tutte le donne sono puttane, tranne mia moglie, mia sorella e mia madre. Questa è un'ideologia in corso, tempo andato, e ora non è più in auge. La recisione era netta, cioè la puttana era puttana al 100%, la madre santa al 100% e imitazione della Madonna, della Vergine. Infatti, guardate in concreto, qui si tratta di una ragazza, senza offesa, perché io addirittura, signori miei, non ho una cattiva opinione affatto delle prostitute, e so bene che civiltà superiori alla nostra, quale l'Italia del Rinascimento, che chiamava le prostitute cortigiane e che le onorava nelle corti rinascimentali, introducendole nelle arti dove imperavano, che il Giappone, che l'antica Grecia, che ne faceva delle sacerdotesse. So benissimo quindi che questa prostituzione è nient'altro che una categoria negativa derivante proprio da una società medievale. Questa ragazza, che non versa in floride condizioni economiche, ha degli amici amanti. Non so, non c'è amore, non c'è innamoramento, c'è consuetudine al piacere, c'è amicizia dei sensi, c'è condiscendenza del sentire. Questa ragazza ha reagito con la sua generosità romanesca, ha inventato la sua storia, ha portato la sua accusa e poi adesso viene in udienza sull'incrociatore del femminismo, con tutte le bandiere al vento. E chi la ferma più? Ma l'altra volta, quando facevamo l'altro processo, tutte queste signorine facevano le fighe alla corte d'assise, sa come dice Padre Dante, e non c'era niente. E che avete fatto se li facevano gli uomini? Certo, E si gridava da tutte le parti. E che dice oggi la gentile avvocatessa Lagostena? Detta verbale, io ho fatto detta verbale. Questo, la presenza delle donne condizionerà gli avvocati